Il programma è offerto da... Nuova puntata di Qui Juventus, un saluto da Marco Este, ben ritrovati. Dobbiamo subito presentare l'ospite, Amos Ancelotti, corro subito da lui. Ciao Amos. Ciao a tutti, buona serata. Allora Amos, possiamo definirla la terza amichevole, quella giocata contro il Napoli, dopo quelle contro Cagliari ed Inter. La Juventus non ha avuto pietà però della squadra partenopea, 3-1 il risultato finale. Una Juve B che dimostra ancora una volta di essere forte anche con le riserve. Veloce commento, commento velocissimo appunto su questa partita e poi ci concentreremo anche su quella che sarà la sfida di Berlino e parleremo poi della Coppa Italia appena vinta dalla Juventus. Beh, devo dire che sono rimasto sorpreso perché nonostante ancora una volta la Juventus si è presentata con molti rincalzi, che poi io le definisco ormai una rosa completa, è riuscita a vincere una partita come se fosse la Juventus numero uno, cosiddetta, no? Perché sembra che abbiano giocato assieme tutto il campionato, invece in realtà non è così, però hanno dimostrato la concretezza e la voglia di vincere, la voglia di vincere senza creare problemi al mister. Posso farti una domanda, Amos? Praticamente rispetto alle altre squadre, la Juventus ha dimostrato forse di avere, anzi escluderei il forse, proprio lo toglierei, ha dimostrato di essere superiore alle altre formazioni proprio su questo aspetto, cioè il gruppo, la forza della squadra di giocare anche senza conoscersi alla fine, ma davvero tutti con la voglia di fare, con la voglia di vincere. Beh, l'abbiamo visto contro il Napoli, l'abbiamo visto contro l'Inter, l'abbiamo visto, insomma, diverse volte, scusate, una Juventus rimaneggiata che non perde e convince, e questo è il problema, convince, e c'è un gruppo veramente coeso che difficilmente, se va avanti così, io devo riconoscere che il lavoro di Allegri è stato meraviglioso. Amos, una breve analisi invece sulla conquista della decima Coppa Italia, 2-1 alla Lazio, partita sofferta, possiamo proprio definirla così, però alla rispetto fine alla Lazio, grande rispetto per la Lazio. Tu l'avevi detto, partita che sarà difficilissima. Esatto, però anche qui è la dimostrazione che è una Juventus che ci crede. Ci crede perché questo gruppo ormai sa di essere... È consolidato, sì. Sì, poi sa di essere ormai nell'occhio del ciclone e cerca di convincere anche i più scettici. Perché dobbiamo riconoscere che grandi allenatori che nella Juve non avrebbero mai scommesso questo grande campionato, questo grande momento della Juventus, si stanno ricredendo e sperano, io me lo auguro che sia vero, sperano che la Juventus vinca la Coppa dei Campioni. E allora a questo punto il ciclo si chiude, però continuerà in futuro. Questo ne sono convintissimo. Anche perché la Juventus, e poi parleremo nei prossimi blocchi, si sta muovendo, e secondo me bene, sul mercato appunto in prospettiva. Direi di andare a sentire Max Allegri al termine del successo contro il Napoli, 3-1 il risultato finale, l'analisi di mister Allegri. Per quanto riguarda il film, credo che al momento il film non è ancora finito, speriamo che ci sia un ulteriore, anzi un bellissimo epilogo. Per quanto riguarda la squadra, ho già fatto una bella partita, sono molto contento perché i ragazzi hanno interpretato la partita come la dovevano interpretare. Noi bisogna lavorare e giocare le partite come quella di oggi, come sarà quella di Verona, e durante gli allenamenti per andare ancora a migliorare quelli che sono gli aspetti tecnici della squadra. E quindi oggi i ragazzi hanno dato una bella risposta, sono molto contento della prestazione che hanno fatto. I giocatori che hanno giocato meno hanno dato veramente conferma che sono in buone condizioni, e questo per me è importante perché arrivare al 6 di giugno con 23 giocatori a disposizione credo che sia fondamentale.
Di nuovo insieme dopo aver ascoltato Max Allegri, sentivo fuori onda Amos che faceva dei commenti su Coman, perché anche lui sicuramente ha fatto bene, l'avevamo già visto nella prima giornata a Verona contro il Chievo, poi è andato un po' nel buio, tra virgolette, con Allegri che non l'ha schierato, scusate, in campo, però quando è stato chiamato in causa ha dimostrato di avere delle qualità, è giovanissimo Coman, ricordiamo. Sì, beh, col Napoli ha fatto una grande prestazione, Coman, gli è mancato solo il gol a Coman, tutto lì, però è stato una grande prestazione, ha aiutato la squadra, soprattutto, e quindi quello che succede in questi 15 giorni, sicuramente avremo modo di discuterne in questo periodo. E cerchiamo, ma io sto coi piedi per terra, perché la gufferia è chiaro che si Ci sono aspettano, tanti gufi su questa Juve, tutti ma cantando il 6 giugno con trepidazione sì, per... più che gufi, vedi, c'è una rivalità che io capisco, perché anch'io sono stato rivale di grandi momenti, quando c'erano le grandi Inter, le grandi Milan, e quando c'era la grande Roma, che oggi non c'è più, nonostante, perché io mi ricordo che la Il grande Roma Napoli. è stato un grande Napoli di Maradona. Però io dico, se la Juventus è arrivata dove è arrivata, penso che i meriti non bisogna negarli. E poi sarà un vantaggio per il calcio italiano, perché chi vince la Coppa dei Campioni sa che se non vince il campionato partecipa comunque. E quindi una squadra in più che l'Italia potrebbe dare alla prossima Coppa No, dei beh, questo Campioni. Amos no, naturalmente la regola no, non farà aumentare le squadre partecipanti in Champions League. Al di là di questo, sarebbe bello per il calcio italiano tornare in vetta dopo 5 anni in cui sicuramente non si sono vissuti momenti felici. Ricordiamo l'ultimo successo firmato 2010 con l'Inter. Restiamo però in casa Juventus, Amos, perché dobbiamo parlare anche del mercato. E il mercato, la Juventus si sta muovendo bene, Dybala, forse Cavani, forse Falcao, E una forse squadra. quel difensore del E Real Khedira, Madrid, difensore, Khedira, sì, che non ce centrocampista l'abbiamo tedesco. bisogno, abbiamo bisogno perché la difesa juventina sta leggermente invecchiando, al di là di tutto dobbiamo veramente ringiovanirla un po', perché insomma gli anni passano. E quindi questo mercato che sta facendo Marotta con Ti Paratici, piace? mi piace, anche se è molto difficile che Cavani arrivi alla Juve, sentendo le ultime novità. Però ho sentito le dichiarazioni di Dybala in un'intervista televisiva di Mamma Rai, in cui diceva: ho scelto io personalmente soltanto la Juventus, ho voluto fortemente la Juventus. Amos, visto che tra pochi secondi, più o meno una trentina, ascolteremo Buffon, che voto dai al portiere della Juventus per questa Beh, stagione? questa stagione, come tutti hanno dichiarato, la maggior parte è un altro Yashin da pallone d'oro. Merita il pallone d'oro? Beh, O Mio Tevez lo meritano? diciamo che Buffon lo merita per quello che ha fatto in questi anni nella Juventus e cosa ha dato alla Juventus. Ha parato anche lui tanti rigori, come il grande Yashin, me lo ricordo, era un ragazzino. Si ricorda tutto, Amos. Era una cosa meravigliosa vedere Yashin in porta, il ragno nero. E però c'è stato un portiere che ha imitato un po' Yashin, ragno nero del Milan. E questo ragno nero del Milan mandò. Meglio Buffon, No, no, Amos. ma è un piccolo episodio. Questo ragno nero del Milan mandò in Serie B il Brescia. Amos, dobbiamo subito sentire le dichiarazioni di Buffon al termine della gara contro il Napoli. Sentiamolo. Beh, adesso c'è la sfida impossibile davanti e abbiamo 14 giorni per prepararla nel modo migliore. 14 giorni sono tanti e possono cambiare tanti equilibri, seppur non si possono sovvertire i valori e i pronostici, no? Beh, secondo me il modo con il quale è riuscito a entrare nel gruppo, a farsi apprezzare dal gruppo e a rendersi credibile
nel tempo con i suoi dettami tattici, con il suo modo anche spensierato alcune volte di proporsi e col suo modo di saper gestire ogni singolo giocatore. Eccolo qui, Gigi Buffon, siamo tornati in studio. Amos, ultimo minuto e mezzo della nostra trasmissione, sfida impossibile quella a Barcellona, sei d'accordo? Buffon ha detto così. Beh, è una sfida che ormai a questo punto, l'ho detto e lo ripeto, partiamo alla pari. 50 e 50. Non è questione di essere faziosi, perché io la sportività l'ho sempre messa nel mio DNA. Ma qualcuno l'ha detto. Beh, ma non importa, sai, è anche giusto che qualcuno non ci creda. Però io rimpiango i bei momenti quando il campionato era non a senso unico, ma con le rivalità. Purtroppo è 5 anni. 4 anni, no, beh, 4 gli scudetti, ma che va a senso unico. Dalla Serie B alla Serie A, e alla Coppa Italia e ai campionati, è a senso unico. Amos, però restiamo sulle parole di Buffon. Sfida impossibile o no al Barcellona? Tu mi hai detto 50 e 50, ma perché un addetto ai lavori dice queste dichiarazioni? Queste dichiarazioni? Scaramanzia. Solo scaramanzia? Secondo me, e Buffon sa qual è la forza della Juventus e quali sono le probabilità. Tanti dicono il 30, c'è addirittura, leggendo su Corriere dello Sport, c'è un bullmaker inglese che addirittura ha dato la Juventus al 70%. Tanto, direi. Guarda che è una cosa incredibile. Eppure questo ha messo sul mercato il 70% della Juventus. Amo, siamo davvero in chiusura. Ti ringrazio per essere stato con noi. Speriamo di arrivare dove siamo arrivati finora. Comunque, vada, la Juventus è sempre grande. Va bene, Amos, grazie ancora per essere stato con noi. Ringrazio naturalmente a tutti voi per averci seguito. Ci ritroviamo settimana prossima con qui Juventus. Un saluto.